Il campionato di Serie A di calcio a 5 è ormai alle porte e questa mattina a Palazzo San Giacomo è stata presentata ufficialmente la società ASD Napoli Calcio a 5, alla presenza dell'assessore allo sport Pina Tommasielli, del presidente della divisione nazionale calcio a 5 Fabrizio Tonelli e del presidente onorario della ASD Napoli Calcio a 5 Edoardo Cardillo. Ripescata in Serie A dopo la splendida stagione dello scorso anno nella quale era arrivata un soffio dalla promozione, la ASD Napoli si presenta al via del massimo campionato con una squadra costituita da un mix di giovani promesse e di giocatori esperti e con l'obiettivo di conquistare innanzitutto una tranquilla salvezza e di portare il più in alto possibile il nome della città partenopea su tutti i campi d'Italia. Ma è soprattutto la crescita dei giovani l'obiettivo del club napoletano, che lo scorso anno ha potuto festeggiare lo storico successo nazionale nella categoria Under 18. È una grande soddisfazione, anche perché tutto quello che succede in questa regione, in particolare in questa città, vale tre volte tanto rispetto a quello che si fa in altre parti d'Italia. Non ci sfugge la difficoltà dell'impiantistica sportiva, non ci sfugge la difficoltà proprio dei nostri giovani a dedicarsi allo sport. Quando si raggiungono mete importanti, come è successo per la squadra femminile e come è successo per questa squadra, sicuramente inorgoglisce e impegna le istituzioni a cercare di migliorare le condizioni di abitabilità dei nostri impianti, il numero e la qualità degli impianti.